Cacciato dai principali social network, Facebook, Twitter, Instagram, dal gennaio del 2021, l'ex presidente americano Trump alla fine ha fatto quello che aveva minacciato, promesso di fare. Ha creato un social network, sta creando un social network tutto suo. Si chiama Truth, in inglese verità, dovrebbe andare online in versione beta, cioè solo a invito, da novembre 2021 ed essere poi disponibile per tutti dalla primavera, entro la primavera del 2022. Nell'annunciarlo, Trump ha detto che è ora di finirla con lo strapotere delle aziende della tecnologia contro i colossi dei social network e che il vostro presidente preferito, lui ha detto, non ha più voce online e questo non è giusto. C'è da dire che il rapporto tra Trump e i social network, poi culminato nella cacciata a gennaio 2021, è sempre stato un rapporto travagliato. Durante le presidenziali circa il 40% dei tweet del presidente venivano cancellati o rimossi o bannati come portatori di fake news. Il problema è che Truth sembra una copia spudorata di Twitter e questo potrebbe presentare delle cause, delle noie legali per Trump e il suo staff quando andrà veramente online. Tu cosa ne pensi? È giusto che Trump torni sui social oppure possiamo farne anche a meno?